Un minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, accanto all'orto del convento dei frati minori cappuccini, per leggervi le vostre email, i vostri racconti, le vostre storie. Ecco, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica che vi permette di interagire con noi e raccontare la vostra storia. Come è entrato Padre Pio nella vostra vita? Ecco, raccontateci quanto è importante anche Padre Pio per voi, come ad esempio hanno fatto diversi nostri amici, ed in particolare ci ha scritto Salvatore. Salvatore ha scritto che vive una situazione particolare e racconta che un'altra volta spiegherò, quando avrò l'opportunità di spiegare meglio questa situazione che sto vivendo. Ma quello che vuole raccontarci è un altro fatto, ecco, un sogno particolare, dove è ancora presente e vivo questo suo ricordo. Vedevo un sacerdote che, come in una verandina, confessava. Poi ho ritrovato in giro per il web l'immagine di Padre Pio, che era corrispondente a questo sogno, a questa immagine, a questa situazione, per cui sono sicuro fosse proprio lui. Mi inginocchiavo e lui, con fare quasi preoccupato, problematico, mi diceva che per quella cosa che gli raccontavo c'era bisogno di tante persone che avrebbero dovuto recitare la preghiera dei galeotti. Ora, scrive Salvatore, io non sono un galeotto, ma gli unici riferimenti alla parola galeotto in questo contesto riguardano, scrive Salvatore, la Madonna di Pompei, se è vero che Bartolo Longo istituì l'opificio per i figli dei galeotti, i poveri abbandonati, i figli dei carcerati, oppure scrive la considerazione che, essendo l'Ave Maria la preghiera che veniva recitata nelle navi durante la battaglia di Lepanto, dette, se non sbaglio, galere, il sacerdote del sogno si riferisse quindi alla preghiera del Santo Rosario. Poi, recentemente, scrive Salvatore, un altro sogno, quasi una visione, simile per atmosfera, per sensazioni, in cui credo di avere visto sul sagrato di una chiesa il padre di una mia amica, Armando che è morto in conseguenza di un forte dispiacere dovuto ai maltrattamenti, violenze, vessazioni che ha subito la figlia e le sue piccole figlie a causa di un marito particolarmente violento, che, per quanto ne so, scrive Salvatore, ha anche una serie di denunce a carico proprio per tentato omicidio. La figlia di Armando avrebbe così sopportato per circa 7 anni tutto questo all'insaputa dei suoi e a causa del ricatto che l'aguzzino le avrebbe poi tolto le figlie. E allora qui arriva una domanda da parte di Salvatore. È sbagliato dedurre che la liberazione di questi mali, dei miei mali, sarebbe proprio pregare per quell'anima a cui la disperazione per l'unica figlia le ha strappato letteralmente il cuore? Cioè, esiste un riferimento oltre il mio sogno per questa preghiera, la preghiera dei galeotti? Oppure, mettendo in parallelo questi due sogni, si potrebbe dire che i galeotti siano quelle anime incarcerate che hanno disperato la salvezza, che dentro avranno messo giustamente, scrive tra virgolette, in dubbio pure Gesù Cristo, a causa di tutto quel grande male, cioè le anime del purgatorio, come il padre della mia amica? E poi termina restando in attesa di una mia risposta, di una nostra risposta. Beh, credo che Salvatore sei sulla strada giusta.